mi aspettano i corridori. Buonasera e ben ritrovati con Teleciclismo. Riprende una nuova edizione, stagione 2022, che appare quanto mai intensa, e proprio per focalizzare l'attenzione su questo aspetto abbiamo degli ospiti importanti con i quali dialogare e aprire a questa quest'annata che, ripeto, sarà interessante, sarà sicuramente più voluminosa del passato. Intanto vi voglio già da subito ricordare che stiamo in un momento di cambiamento per quanto riguarda le frequenze radiotelevisive, e quindi se non riuscite a vederci sui canali tradizionali bisogna risintonizzare, perché nei prossimi giorni e anche nel corso della prossima settimana saranno interessate, a macchia di leopardo, passatemi il termine, le zone del Triveneto. Quindi per quanto riguarda il Veneto, ad esempio canale 14, non sarà più così. Se non vedete sul canale 14 Teleciclismo il giovedì sera a partire dalle ore 21, bisogna risintonizzare il televisore. Quindi ben ritrovati, passeremo un periodo molto lungo, circa 8 mesi, con il ciclismo su strada. Di cose da dire ce ne saranno davvero tante, puntualmente noi saremo qui ogni giovedì sera. Intanto un saluto a Andrea e a Lello, ciao ad entrambi. Buonasera, ben ritrovati. Bravo Andrea. Ciao a tutti. Ciao Chiara. Ciao a tutti, buonasera anche a tutti voi cari amici telespettatori, ben ritrovati. La stagione agonistica è appena iniziata, per cui non poteva mancare la nuova stagione di Teleciclismo 2022. Sempre di giovedì in diretta dal nostro studio di Padova a partire dalle ore 21. Vi ricordo anche i numeri di telefono per intervenire con noi, non sono cambiati, sono sempre gli stessi: 049 77 24 24 se volete telefonare, oppure SMS WhatsApp al 328 54 08 000. Apriamo come è consuetudine con la copertina curata da Andrea Fin, vediamo. Ciò che tutto il mondo sta vivendo in questi giorni è un salto indietro nella storia. Incubi che sembravano ormai appartenere solo ad un passato lontano sono tornati ad essere più che attuali. Una situazione nella quale lo sport ha il dovere di farsi interprete di un necessario messaggio di distensione, di pace e di unione tra i popoli. La sana rivalità che si respira in gruppo deve continuare ad essere l'unica valvola di sfogo legittima di tensioni internazionali che non possono e non devono essere risolte con il ricorso alle armi. Queste sono le ore in cui la diplomazia deve svolgere il proprio ruolo primario per riportare tutti alla ragionevolezza. Gli ultimatum servono a ben poco, così come le sanzioni. Chi vuole la guerra le aveva già messe in conto ancor prima di sparare il primo colpo di cannone. Questo non è il momento di distruggere, questo è il giorno in cui serve ricostruire rapporti sociali e umani tra i popoli. Questo è il momento in cui russi e ucraini, insieme agli sportivi di tutto il mondo, dovrebbero tornare ad avvicinarsi in sella ad una bici o attorno ad un pallone, abbandonando fucili, bombe e carri armati. Costruire la pace oggi significa parlare di sport e parlare di ciclismo. Per il bene di tutti continuiamo a farlo, con umanità.
presentiamo gli ospiti che sono con noi questa sera. Diamo il benvenuto a Sandro Checchin, presidente del Comitato Regionale Veneto, FICI. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, ben ritrovato. Ed è con noi anche il presidente del Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia, della Federazione Ciclistica Italiana, Stefano Bandolin. Grazie, buonasera a tutti. E con noi questa sera due atleti di Work Service Vital Care Videa, Samuele Zambelli. Buonasera a tutti. Buonasera. E anche Riccardo Lucca. Ciao, buonasera a tutti. Buonasera a tutti e quattro i nostri ospiti. Prima di iniziare gli interventi, però, volevo ricordarvi che anche quest'anno è con noi il concorso Telefona, Indovina e Vinci. Per cui il nostro Franco D'Amuzzo preparerà una clip di una gara, uno spezzone ciclistico, e voi dovrete indovinare chi è il vincitore. Siete pronti? Vediamo. Io vorrei riprendere dalla copertina di Andrea Finn, che ha lanciato un messaggio forte rivolto alla guerra. Noi vogliamo la pace, senza andare alla ricerca o approfondire chi ha ragione o chi ha torto. Credo che ci sia tanto bisogno di pace e serenità. Di cose da fare ce ne sono tantissime. Lasciamo da parte la guerra. Apriamo allo sport e alla socialità in modo tale da poter vivere tutti nella più assoluta tranquillità, gli uni nel rispetto degli altri. E quindi, da teleciclismo, pace a tutto il mondo. E adesso con i nostri ospiti. Parte la stagione agonistica, che è ricca di attese, per certi versi qualcuno già può gioire, ne parleremo poi anche con gli atleti ospiti che sono con noi stasera, però la focalizzazione, la puntualizzazione verrà dai presidenti dei due comitati ospiti stasera, il Comitato Veneto e il Comitato Friuli Venezia Giulia. Cominciamo da Sandro Checchin. Tante attese, c'è anche tanta carne al fuoco. E allora, sulla carta, come si presenta questo 2002? Sì, hai detto bene, c'era tanta attesa perché stiamo uscendo dal periodo che sappiamo tutti post-pandemico. Le prospettive sono veramente incoraggianti. Quando abbiamo compilato i calendari e abbiamo fatto anche lo sforzo di coordinare a livello triveneto, ci siamo resi conto che a livello numerico perlomeno siamo quasi a livello del 2019, quindi nell'ultimo anno, diciamo così, standard, salvo qualche unità, ma insomma a livello agonistico siamo su livelli estremamente interessanti, lusinghieri. Ovviamente tutto questo grazie agli organizzatori, che non si sono persi d'animo e che hanno ripreso a scommettere sul mondo ciclistico. Quindi noi siamo per il momento soddisfatti, speriamo che la stagione inizi nel migliore dei modi.
A livello internazionale c'è qualche problemino, ma insomma io conto che, come hai detto poco fa, che la pace trionfi. Ci auguriamo proprio. È la stessa considerazione, la stessa domanda che per Stefano Bandolin. Come vedi questo inizio di stagione agonistica? Ma come diceva poc'anzi Sandro, usciamo da 2 anni veramente difficili e ci ritroviamo all'inizio di un anno che doveva essere il rilancio ad affrontare una problematica che è molto più grande rispetto a quello che era la pandemia, perdonatemi il paragone. Speriamo, come avete detto, che vada a finire nel breve giro di tempo più breve possibile per poi partire finalmente con le gare ciclistiche. Gare ciclistiche che sono il frutto di un accordo triveneto che tutto l'inverno viene lavorato dalle varie commissioni, dai vari settori. Abbiamo avuto modo di trovarci, di confrontarci e far sì che domenica qui in Veneto ci saranno le prime manifestazioni e io sono contento perché comunque la società friulana ha già vinto, insomma. La stagione agonistica è partita bene lo scorso fine settimana. Andrea, vuoi focalizzare con i nostri ospiti quest'ultimo fine settimana, inizio stagione? Qui abbiamo anche i protagonisti, no? Inizio stagione dei dilettanti, come non partire dal nome di Samuele Zambelli. Per tanti anni ci ha provato, finalmente la vittoria nella Coppa San Geo è arrivata, ma al di là di Samuele Zambelli, che poi vedremo l'immagine e soprattutto ascolteremo le sue parole, c'è sicuramente un ambiente, un panorama nazionale molto equilibrato, perché sulle corse che sono state distribuite in tutto il territorio nazionale nel primo weekend ci sono diverse società che hanno vinto e non c'è nessuno che ha fatto il bis. Quindi è evidente un sostanziale equilibrio. Detto questo, adesso vedremo le prossime settimane come andrà. Sì, allora sentiamo Samuele Zambelli, vedremo poi anche le immagini, ma partenza con il botto, una carica straordinaria di poco, vero? Sì, sicuramente era un po' che inseguivo questa vittoria alla San Geo, dove avevo già colto dei bei piazzamenti e finalmente quest'anno sono riuscito a vincere. In squadra con Riccardo Luca, Work Service. Come atleti trentini entrambi, no, vero? Sì. C'è anche una sorta di campanilismo che contribuisce a rendere le cose in modo migliore, è vero Riccardo? In che senso? Il Trentino di Mandiene, economicamente. C'è una sorta di collaborazione, no, che nasce fra compagni di squadra, poi arrivando dalla stessa regione, dalla stessa provincia, c'è ancora più affinità. Ritengo, no? Certamente anche abitare vicini, uscire spesso allenamento insieme, ti lega sia sportivamente ma anche fuori maggiormente. E anche come squadra comunque siamo per ora un bel gruppo che ha lavorato finora molto bene. Tra l'altro proprio sabato voi avete fatto uno splendido gioco di squadra, perché tu hai forzato il ritmo, hai messo il gruppo in lunga fila indiana e poi lui ha dato... Sì, noi due nel finale si è notato un po' di più. Comunque tutta la squadra sabato ha lavorato molto bene, perché già nelle prime 2 fughe iniziali eravamo presenti, e noi due sul finale, ma anche i primi inseguitori su Samuele, e tra Raul e Venchiaruti che ha fatto quarto, avevano lavorato anche per la volata. Anche martedì Mario ha lavorato bene, perché io sono stato 3 giorni in Trentino e lunedì siamo andati in bici insieme, anche lì ha lavorato bene, abbiamo finito, ma 1400 metri di dislivello in 90 km, abbiamo un conto in sospeso, poi li rinviteremo quest'estate per vedere come andrà poi a luglio. È un crampo in diretta. E che però la domanda diventa spontanea, vero Andrea? Cosa avete fatto? Cosa hai fatto? Le strade non me le ricordo, avevo un capogiro sicuro, ma loro mi hanno detto che era un giro semplice, invece siamo andati a fare un giro con abbastanza impegnativo per quanto mi riguarda, no? Ti hanno portato sulle montagne russe? È un bel giro panoramico anche, l'ha visti tutti i panorami, Lello. Perché poi Lello. Riccardo si prendeva anche la briga di prendermi in giro, capito? Cioè si divertiva. Hai capito? No, ci sarà un ritorno a luglio, te l'ho promesso. No, ma tu...
Tu le hai prese lunedì, noi le abbiamo prese l'altro ieri. Allegria. Esatto. Entriamo adagio nel tema della serata, ma vorrei ricordare subito che proprio per l'apertura in Terra Veneta, sabato prossimo da Cimadolmo a Santa Maria di Piave, domenica invece a San Fior, e sarà tutto ciclismo, ciclismo trevigiano, Veneto e provincia di Treviso. Siamo già giunti però al primo blocco di servizi. Di che cosa si tratta, Chiara? Che cosa abbiamo in programma? Vediamo la regia che ci presenterà Solme Ommo e poi Con Scio. Presentata a Ca' del Poggio, la Solme Olmo, compagine dilettantistica che fa capo all'ex consigliere nazionale Gian Pietro Forcolin. 10 corridori guidati da Fiorenzo Favero, Flavio Vanin e Pierangelo Dal Colle. 10 atleti che saranno chiamati a misurarsi sui migliori traguardi italiani e in più occasioni in manifestazioni internazionali che si svolgono fuori dai confini italiani. Beh, sicuramente non è certamente per un motivo economico che faccio le formazioni che sto allestendo da tanti anni. Lo faccio perché ho degli sponsor che mi sostengono. Tutto quello che loro mi danno viene girato nella formazione e cerco di fare con quello che ho il massimo possibile. Da parecchi anni presente, Gian Pietro Forcolin ci mette tutta la sua passione per allestire con non poche difficoltà, anno dopo anno, queste formazioni. Ma sì, come ti dicevo, la mia è una formazione secondamente di secondo livello, di seconda fascia, non può certamente competere a livello di budget con le formazioni più titolate del panorama italiano. Ma quello che stiamo cercando di fare è quello di dare a questi ragazzi l'opportunità di mettersi in mostra, e se ne hanno le doti, che magari qualche formazione più blasonata di me lo possa far passare e anche aprirgli le porte al professionismo. 10 ragazzi nei quali Gian Pietro nutre tante aspettative, come lui stesso dirà. Non siamo a livelli di grandi club molto ben più strutturati di noi, ma qualcosa di buono sono sicuro che la mia compagine potrà ottenere. Quest'anno nella Solme Olmo militano anche un paio di ragazzi siciliani ed un atleta che arriva dall'Ungheria. Ma questi ragazzi, diciamo che una formazione così tecnicamente dovrebbe essere considerata passista veloce. Ci sono però alcuni elementi che possono dire la loro anche su percorsi molto duri, e altri appunto che arrivano dalla Sicilia, e che c'è questo binomio col Tinnibali che mi ha dato la possibilità di aprire a questi ragazzi l'opportunità di gareggiare negli Under 23. E hai anche un ungherese nella tua formazione? Sì, l'ungherese arriva ormai da una collaborazione che da tanti anni c'è con Felic Stuba, un mio carissimo amico ungherese, e cerchiamo ogni anno, ormai negli ultimi 4-5 anni, di dare la possibilità a qualche ragazzo dell'est appunto di misurarsi per vedere se ha o non ha le caratteristiche per fare determinate attività. Ti basterebbe trovare un ragazzo e lanciarlo come hai fatto con Matteo Trentin? Beh, sicuramente Trentin è stato il plus ultra che c'era al momento. E logicamente, come sempre, si fa questo per questo motivo, cioè le nostre formazioni, le formazioni come la mia, dovrebbero servire a dare la possibilità a quei ragazzi che magari hanno le doti, ma che fino adesso sono rimaste inespresse. A Ca' del Poggio, per la presentazione della Solme Olmo, c'era anche il presidente provinciale Giorgio Dalbò, che ha sottolineato l'importanza che rivestono questi club nel panorama nazionale dilettantistico. Beh, devo ringraziare Forcolin per quello che sta facendo per questi ragazzi, perché dà la possibilità a dei giovani di potersi esprimere su questo sport in cui hanno un amore esagerato. Queste squadre sono la linfa del nostro movimento, e spero che ne possano nascere anche altre di questo genere. Thank you.
Ci troviamo a Preganzioli, in provincia di Treviso, presso l'Hotel Crystal, che oggi ospita la presentazione dell'Unione Ciclistica Conscio Pedale del Sile, una formazione completamente al femminile. 27 le atlete suddivise nelle varie categorie. Ma sentiamo il presidente Renato Vanzo come si presenta la stagione 2022, che sulla carta appare quanto mai interessante. Abbiamo ottimi atlete sto anno, tra esordienti, allievi e junior, e speriamo di far bene. Occupano tutte le categorie agonistiche, a cominciare dalle categorie giovanili sino alle atlete under. Questo sta a significare che c'è anche un grosso impegno. È tanto impegnativo. Comunque dai, cerchiamo di farla andare anche quest'anno come l'ha fatto andare l'anno scorso, che sono stato soddisfatto. Speriamo anche quest'anno che vada bene. Dico, che cosa c'è nel paniere per la proposta organizzativa? Quest'anno organizziamo la giornata rosa, una giornata intera, e dopo facciamo tutte le gare che c'è da fare in giro. Sarà Conscio il centro focale per questo appuntamento? Esatto, Conscio la facciamo, la seconda giornata rosa, in memoria della ragazza Gini Piccini. Stefano Giuliato è sindaco di Casale sul Sile, la comunità all'interno della quale opera l'Unione Ciclistica Conscio Pedale del Sile, che si appresta a gratificare la città nella seconda parte della stagione. Giornata rosa, siamo pronti per questo appuntamento? Assolutamente sì, quest'anno si anticipa, si va a giugno. L'anno scorso è stato un enorme successo, mi sembra ha vinto la Zanetti, però l'UC Pedale del Sile si è comportato benissimo, ha piazzato bene le sue atlete e soprattutto la comunità di Casale ha risposto all'evento dando veramente una cornice rosa spettacolare. Cristian Vettorello è tecnico di questo gruppo, una formazione juniores, partiamo da questa, davvero voluminosa e altrettanto competitiva? Sì, sai come tutte le cose si cerca sempre di essere più competitivi. Dopo sono annate che magari da lievi hai un risultato, da juniores è un altro, però secondo me la squadra è molto molto competitiva. Blocco da Young Team Arcade per quanto riguarda le junior al primo anno. È il blocco che ha fatto terzo posto al campionato italiano crono. Sarà uno dei vostri obiettivi? Sì, è già da qualche anno che ci proviamo. Quest'anno è andato malissimo, dietro le aspettative. Però con questo nuovo rientro, secondo me, possiamo dire la nostra il prossimo anno. Abbiamo incontrato Rossella Calovi alla presentazione dell'Unione Ciclistica Conscio Pedale del Sile. Un ruolo importante è il suo all'interno della federazione in qualità di collaboratrice. È un ruolo nuovo? Sicuramente per me innanzitutto è un onore rivestire questo incarico. Già da 3 anni e l'ultimo anno diciamo avevo dato più continuità però sul settore della pista con sempre le ragazze della nazionale, e appunto da quest'anno invece sarò prevalentemente con il settore strada ad affiancare il nostro commissario tecnico Paolo Sangalli. Ha delle esigenze particolari il commissario tecnico? Le esigenze sono quelle che stanno alla base per qualsiasi commissario tecnico, quindi il rispetto, l'impegno e soprattutto quello su cui Paolo punta molto è il fare gruppo. Giovanna Troldi è già passato un anno dall'assegnazione di questo nuovo incarico all'interno del Comitato Regionale Veneto. C'è qualche considerazione da fare? Ti ritieni insoddisfatta? È un po' quello che ti aspettavi? Devo dire che è stato comunque, anche se limitato appunto dalle problematiche del Covid, è stato comunque un anno abbastanza impegnativo, intenso, sotto il profilo proprio di impegni, trasferte. Però è stata veramente una bella esperienza e sono pienamente soddisfatta. Sto piano piano entrando nell'ambiente, quindi riprendendo a conoscere e le squadre e le ragazze soprattutto. E quindi già ho visto qualcosa. Per la prossima stagione, quella entrante, abbiamo già in progetto parecchie trasferte sia in Italia che all'estero come struttura regionale.
e abbiamo già gli inviti anche appunto per le gare all'estero, gare importanti soprattutto per le categorie junior e under, dove appunto ci danno la possibilità di partecipare a gare per le categorie elite e gare internazionali. Servizio per le aziende. Uno sguardo sul futuro dei giovani. Con voi da 30 anni e nello sport per la crescita dei giovani. L'anteprima delle manifestazioni è riservata alla presentazione delle squadre, come abbiamo visto in questi primi servizi. Questo ci dà la possibilità di entrare via via sempre più nell'ambito agonistico del ciclismo, della Federazione Ciclistica Italiana e ci dà anche la possibilità di approfondire qual è il potenziale atletico che scenderà in campo in questa stagione. Sandro Checchin, come sono i valori analizzati sotto il profilo dei numeri, ossia la presenza com'è analoga alle passate stagioni? Le ultime due hanno, come dire, un valore scarso, nel senso che, come già dicevi prima, la pandemia ci ha tolto la possibilità, insomma, di espletare a pieno l'attività. Ma se andiamo ad analizzare il 2019, ad esempio, raffrontato al 2022, su quali valori stiamo posizionati? Come dicevo prima, il nostro punto di riferimento sono le gare del settore agonistico, perché è la mission prima di tutto della federazione e di conseguenza del comitato regionale. Lì ci siamo accorti che i numeri di calendario, le gare calendariate quindi, erano molto vicine a quelle del 2019, quando eravamo a regime. 2020 poi è accaduto quello che è accaduto, lo sappiamo tutti, quindi poter pensare di riprendere nelle condizioni di dove eravamo rimasti due anni fa, per me è un segnale importante. È un segnale importante per la fiducia che tutti dobbiamo avere nel tentare di ripartire con la normalità, con superata la crisi pandemica. I numeri ci sono, io respiro entusiasmo, respiro voglia di fare, l'impegno e la passione che le nostre società ci mettono, i nostri affiliati ci mettono è evidente e quindi non possiamo che guardare il prossimo futuro con la speranza giusta, con l'entusiasmo giusto, ecco, sì, questo mi viene da dire. Da una parte le manifestazioni, quindi collocare gli appuntamenti nell'ambito e nel corso di questa annata. Ma per quanto riguarda i numeri, e per numeri intendo atleti, Stefano, come stiamo? Su quali valori stiamo a carattere generale, senza focalizzare le singole regioni? Ma secondo, ti faccio una panoramica veloce, per quanto riguarda il Comitato Regionale Friuli Venezia Giulia, i numeri sono pressoché stabili nelle affiliazioni e nei tesserati. Abbiamo un aumento nel settore giovanile, intendo giovanissimi, vero e proprio, è un dato anche nazionale, ovvero in questi due anni di pandemia abbiamo reclutato tanti giovanissimi, adesso spetta a noi e alle società tutte capaci a mantenerli e farli innamorare del ciclismo. Cosa che è avvenuta in questi due anni e ripeto, spetta a noi portarli avanti, come diceva Sandro, in questa mission di portare gli esordienti, allievi e juniores, perché saranno i corridori di domani e i grandi eventi sportivi non ci saranno se non abbiamo la base oggi. Tra l'altro Friuli Venezia Giulia, lo dicevi in apertura, può festeggiare subito la vittoria con i Cycling Team Friuli, poi la vedremo in immagini, però è stato sicuramente un buon inizio per questo team, un team che quest'anno porta anche il marchio Io Sono Friuli Venezia Giulia. Ma sicuramente Io Sono Friuli Venezia Giulia, un marchio della regione che c'è sempre molto vicina in tutte le categorie. Sono contento per tutto lo staff, per Roberto Bressan, Renzo Boscolo, un mio grande amico,
una società seria che si merita tutto quello di buono che stanno ottenendo. Nicolo Buratti è un ragazzo made in Friuli, perché ha fatto tutta la sua trafila nelle società friulane e sta raccogliendo quello che merita, quindi il successo. Così come made in Veneto invece Federico Gusto, siete 1-1 Sandro? Per il momento siamo pari, siamo i supplementari. So che io dopo posso chiedere un certo favore? Che puoi chiedere, come no? Cioè, tra amici, vivo in Veneto, ho vinto il Giro del Friuli, se i due comitati mi vogliono venire incontro con rimborsi spese qualcosa, cioè, lo sapete che io ho una stima nella politica, ma Mario non vuole che io dica questo, ogni tanto, una tanto, un invito qua, un invito là, e ci vedi. Come volete, Stefano. Come vuoi. Puoi farli cercare all'interno delle pieghe del bilancio? No, Mario. Dove c'è da incastrare, vado io. Dove siete voi presenti? Mi date una mano entrambi, un po' e un po'. Rispondo io a nome di Sandro. Strada facendo ho chiamato l'amico Sandro e sei nell'agenda nostra, per un prossimo futuro ti ingaggeremo sicuramente. Ah, finalmente! Continuerò a non fare nulla. Grazie mille, signori presidenti. So che Sandro ami le statistiche, quindi controlli in maniera molto ponderata i numeri. Abbiamo parlato degli atleti, parliamo anche delle formazioni. Molto spesso si sente dire che non ci sono più le squadre di un tempo e quindi l'accasamento dei corridori diventa via via sempre più difficile. Si riscontra questa sensazione? Beh, allora è innegabile che negli ultimi anni ci sia stata questa difficoltà, ma secondo me è molto legata a due fattori. Il primo, non dobbiamo dimenticarci, l'aspetto demografico. Siamo un paese dove non si fanno bambini. Che non è di poco conto questo. Viviamo in un paese bello, straordinario, ma abbiamo il difetto che non facciamo bambini. Quindi ci sono meno bambini. Nei comuni, tanto per fare un esempio, stanno chiudendo le aule nelle scuole elementari. Le aule del primo anno sono sempre meno. E quindi questo è un aspetto. L'altro aspetto certamente è anche quello legato all'agonismo, all'iperagonismo che colpisce le categorie, quindi c'è un abbassamento e la ricerca continua del risultato che mette un divario tra i più bravi e quelli un po' meno, col rischio di perdere talenti, questo è evidente. Questo è figlio di una serie anche di norme che arrivano dall'Unione Ciclistica Internazionale, che sta, almeno apparentemente, favorendo questa iperspecializzazione, questo iperagonismo. Quindi rischiamo di passare da un ciclismo di quantità, come abbiamo sempre avuto noi in Veneto, insomma nell'Alta Italia, a un ciclismo di qualità. Quale sia la ricetta migliore, francamente, a me sfugge, però so per esperienza che il ciclismo deve avere grandi numeri. Allora c'è l'entusiasmo giusto. Le gare dove si sa prima di partire qual è il vincitore non è un bel segnale. Però, come diceva Andrea prima, siamo partiti con la stagione, questa stagione con un equilibrio, e quindi voglio sperare che queste situazioni insomma si attenuino e possano far esprimere tutto il potenziale dei ragazzi con le società che li stanno supportando. Ecco, su questa argomentazione, dopo il prossimo servizio, vorrei sentire il parere anche di Stefano Bandolina. Adesso Chiara? Adesso, prima di passare alle classifiche, però ho alcune informazioni per i nostri amici telespettatori. Sono arrivati dei messaggi per il concorso. Non dovete mandare gli sms o i whatsapp, ma dovete telefonare se volete partecipare al concorso allo 049 77 24 24 e vi risponderà la regia. Mi raccomando, solo telefonate. Mentre per quanto riguarda la risintonizzazione dei switch off di questa settimana, la prossima settimana nel Veneto ci sarà uno switch off generale, per cui dalla prossima settimana Telechiara non sarà più al canale 14 ma al canale 17, comprese le province di Belluno e di Verona, mentre mi dicono che siamo già visibili su il Trentino Alto Adige, esattamente la provincia autonoma di Trento, sul canale 18.
Per cui dalla prossima settimana Trentino Alto Adige canale 18, il Veneto invece canale 17, nuovo switch di Telechiara. Rimane sempre il marchio Telechiara. Sì. Bene. E adesso possiamo passare alle classifiche. Tornano anche quest'anno le nostre immancabili classifiche e cominciamo come sempre con il Gran Premio Nazionale FVR Baron, il progetto Giovani Juniores, che non è ancora popolata, ma vediamo i jingle. Dopo a seguire la nostra regia ci farà vedere invece Empoli Firenze. Vediamo. Un giorno speciale per lo sport oggi a Empoli con la conclusione della gara di apertura della stagione ciclistica dilettanti Elite Under 23 sul traguardo di Via Carraia ed un'ora e mezzo più tardi l'attesa sfida allo stadio Castellani tra Empoli e Juventus. Per l'apertura stagionale 195 i partenti di 29 società, le 14 toscane, 14 extraregionali oltre al team francese dell'Unione Ciclistica Monaco. E sulla salita di Monteboro siamo al secondo passaggio su questa asperità. Vediamo i 5 di testa dunque, il numero 44 per Andreaus del Cycling Team Friuli e quindi con il 26 a posti della Malmantile La Seggiola, il 158 per Guzzo della Zalf Euromobile Desire Fior, quindi il 95 è Draghi della MGK Viss Colors con il numero di gara 35 a fare l'andatura in questo momento, invece Berasi, l'atleta della Carnovali Rime. Questi sono i 5 atleti che continuano di comune accordo, 4 minuti il loro vantaggio nei confronti del gruppo in questa 35esima Firenze-Empoli, la gara di apertura della stagione ciclistica in Toscana, mentre la formazione della Petroli Firenze Opla Don Camillo. Eccoli qua, ben 6 gli atleti di questa formazione guidata da Provini e che in questo momento si incarica di condurre il gruppo, ma il ritardo è sempre attorno, come abbiamo detto, ai 4 minuti e un'azione molto decisa da parte dei 5 atleti al comando della gara. Continua ad oscillare tra i 3 minuti e 40 e 4 minuti il vantaggio per i 5 protagonisti di questa gara. Ricordiamo ancora che la fuga è nata dopo 4 chilometri di gara, eravamo infatti nella zona di Spedaluzzo quando sono andati all'attacco Andreaus assieme a Guzzo, poi i due sono stati ripresi dal terzetto formato da Draghi, da Berasi e naturalmente da Aposti. Si è formato questo quintetto che di comune accordo prosegue nel tentativo di fuga. La fuga dei 5 grandi protagonisti di questa Firenze-Empoli, vale a dire Aposti, Berasi, Andreaus, Draghi e Guzzo, in pratica terminava, almeno per quanto riguarda il numero dei battistrada, sulla salita di Monterappoli al penultimo passaggio, quando mancavano circa 30 km alla conclusione, perché Guzzo, l'atleta della Zalf Euromobili Desire Fior, promotore di questa fuga,
fuga, decideva di lasciare i quattro compagni di fuga e di iniziare un tentativo solitario, anche se lontano dal traguardo, perché come abbiamo detto mancano 30 chilometri. Ed eccolo in questo momento l'atleta della Zalf Euromobil Désiré Fior, che sta per transitare da via Carraia ad Empoli al suono della campana all'inizio dell'ultimo giro, corridore classe 2001, nato il 31 di agosto, Federico Guzzo, quindi un 22enne che un 21enne che in questo momento è impegnato in maniera notevole proprio nel tratto di strada che lo porta all'inizio della salita di Monterappoli, e questo è proprio all'inizio della asperità posta nel finale di questa competizione, che per sei volte, questo è il sesto passaggio, l'atleta della Zalf Euromobil Désiré Fior va a iniziare con una 35ina di secondi di vantaggio nei confronti di 13 inseguitori che avete visto inquadrati al passaggio e poi prima della salita di Monteboro. Guzzo per il momento non accenna flessioni nella sua andatura, ricordiamolo ancora, erano appena trascorsi 4 chilometri quando ha deciso di iniziare questo tentativo assieme ad Andreaus, e poi è rimasto sempre costantemente al vertice della corsa con i quattro compagni di fuga, mentre in questi ultimi 30 chilometri ha deciso questo affondo solitario. Alle spalle davvero grandissimo fino a questo momento, con il numero 45 sta lavorando tantissimo l'atleta della Cycling Team Friuli, Edoardo Sandri, a condurre l'inseguimento dei 13 che si trovano alle spalle del solitario e scatenato battistrada. Intanto l'incitamento degli sportivi presenti al culmine della salita La Casetta, 4 chilometri ancora, la picchiata verso Empoli per Federico Guzzo, ma ora è un solo atleta ed è il numero 43 di gara, vale a dire Niccolò Buratti. Buratti lanciatissimo, 8 secondi da recuperare a Guzzo, è un finale davvero brillanti, bello, spettacolare quello che ci offre la prima gara della stagione 2022 in Toscana, la classica Firenze-Empoli, con Niccolò Buratti della Cycling Team Friuli, che vede là davanti a lui Federico Guzzo, imprendibile al momento. Insiste Guzzo nell'azione, ma insiste anche Buratti in questo suo inseguimento. Comunque una grandissima prestazione collettiva della formazione friulana e un'eccellente prestazione individuale e personale da parte di Buratti alla caccia di Guzzo. Non possono esserci che applausi per questo meraviglioso protagonista della Firenze Empoli, che entra su via Carraia con 8 secondi di vantaggio ed è un margine sufficiente. Ed eccolo nelle immagini dalla telecamera fissa, Federico Guzzo, 21enne della Zalf Euromobil Désiré Fior, va a vincere, e in maniera straordinaria, tra gli scroscianti applausi più che meritati, la Firenze Empoli 2022, secondo posto a 2 secondi per un bravissimo Buratti, poi la terza posizione per Parisini a 35 secondi, assieme a lui anche Raimondi, poi stanno arrivando naturalmente via via tutti gli altri, con Petrelli, con Bortoluzzi, quindi con Carrà. Una corsa dura, difficile, con gli avversari che nel finale ti si sono avvicinati ma non sono riusciti ad acciuffarti. No, allora diciamo che è andata via subito questa fuga dove io ero dentro, nella prima salita. Il vantaggio poi, man mano che passavano i chilometri, aumentava. Siamo arrivati a 4 minuti e 40, che era un gran bel vantaggio. Siamo sempre andati d'accordo. L'ultimo giro, visto che un po' negli avversari mancavano un po' di gambe, il disaccordo iniziava a mancare, e perciò ho deciso di dare tutto, provare ad andare via da solo, provare a fare questa impresa, e mi ritrovo qui vincitore ad Empoli. Sono davvero contento. Sì, diciamo per un pelo è mancata la vittoria. Ho toccato sul finale, sull'ultimo strappo, e niente, dai, un secondo posto che dà morale comunque. Volevo ringraziare la squadra che ha fatto un ottimo lavoro. All'ultimo giro ci siamo avvantaggiati
circa una ventina di corridori, 15, e niente, tutto qua. Rientriamo in diretta nello studio di Teleciclismo, riprendiamo dalle considerazioni di Sandro Checchin e sentiamo anche Stefano Bandolin sullo stesso argomento e quindi al di là degli aspetti legati al calo demografico, io ci aggiungerei anche un po' di regolamenti. Ma sicuramente i grandi campioni non nascono come funghi, questo sicuramente. È anche vero che, a mio modesto parere, lasciare liberi i ragazzi fino alla categoria allievi, ovvero non fare questi squadroni dove già da esordienti, ma diciamo da allievi, si sentono obbligati i ragazzini ad inseguire o a portare il gruppo all'arrivo tutto compatto perché c'è il velocista principe, parliamo di ragazzini di 15-16 anni. Troppa pressione. Troppa pressione, troppo presto, un ragazzo di 14-15 anni deve avere gara libera. E anche ove dovesse difendere i colori di una società piccolina, modesta, ma dignitosa, è giusto che lo faccia perché ci sarà tutto il tempo davanti per poi calcare i palcoscenici molto più importanti dai juniores in su. Si avverte anche in Friuli Venezia Giulia il calo demografico? No, come dicevo prima, siamo stabili, non perdiamo, non guadagniamo, come ho detto prima anche, reclutiamo tanta gente giovane nel mountain bike perché deve essere il bacino di dove andiamo a raccogliere i nostri frutti, anche perché sento tante volte dire poi dalla mountain bike passare alla strada, ma non dimentichiamo che il mountain bike è comunque una specialità olimpica, quindi ha la stessa dignità della strada e della pista, non ha niente di meno rispetto alle altre due specialità. Lello, ho sentito che hai avuto, un invito ufficiale, sì, io l'ho sentito. Allora male. Sarà Stefano direttamente a dirlo, io intanto faccio un appello a tutti gli organizzatori, va bene Andrea? Contattate Andrea, Mario, chi volesse avere Lello alle corse potete contattare i miei nuovi procuratori. Stefano, è giusto che tu dica... Giusto, Lello sarà... Lello sarà ingaggiato ospite durante il meeting giovanile che si terrà a Tolmezzo, organizzato la Carnia Bike, quindi sarà festa con tutti i ragazzini del Friuli Venezia Giulia. Sandro, una bella Sandro, cosa, dai. Non facciamo di più rispetto al Friuli. Sandro, facciamo vedere che in Veneto abbiamo più, per favore. Va bene, aspetto già, un invito da qui a fine. Da qui a fine puntata un invito, Sandro. Samuele Zambelli e Riccardo Luca all'interno di Work Service, una formazione che quest'anno un po' anche è cambiato, vero Andrea? I quadri tecnici nella prospettiva, no, di avere poi i risultati che sono quelli che gratificano a pieno chi opera in questo ambiente. E quindi Andrea? E quindi io farei un passo indietro con loro due, vorrei fare un passo indietro e andare al mese di gennaio, perché la vostra stagione è iniziata in Spagna. Ma al di là delle gare c'è stato questo ritiro che avete fatto a Mallorca, è servito per trovare la condizione e soprattutto per fare un po' di gruppo? Ma sicuramente è servito, siamo riusciti ad andare in Spagna, siamo allenati tutti assieme per una settimana, abbiamo avuto la possibilità di fare alcune corse già qui big, quindi penso sia servito. Riccardo? Qualcosa di diverso rispetto agli altri anni? Sì, sì, se, dal punto di vista mio è qualcosa di diverso che un po' metteva paura perché comunque già a gennaio correre già con i professionisti... Con Valverde e company. Esatto, non era una seconda fascia anche perché il calendario ultimamente è principalmente europeo, e, però è stato un grande investimento da parte della squadra sicuramente. E però ha già dato i suoi frutti, quindi ne è valsa la pena sicuramente. Tu Riccardo torni alla Work Service dopo un'esperienza alla General Store e ritrovi in ammiraglia Ilario Contessa, che è un po' la novità alla guida della Work Service Vital Care Videa quest'anno. Lui insieme a Emilio Mistichelli ed Emanuele Biondi, come ti stai trovando con loro? Ma sicuramente è una squadra, la loro, dal punto di vista tecnico, affiatata e ben organizzata, perché
non manca nulla e quando c'è un problema c'è già una via di risoluzione, quindi viene da sé tutto più semplice e per ora, appunto, come abbiamo visto nelle corse, siamo sempre stati protagonisti. Invece Mario, Samuele oggi è ormai l'uomo di copertina, perché insomma in questa settimana si sono sprecate le interviste e le domande per lui, per conoscere questo ragazzo che si è messo in luce nella prima gara della stagione. Ma io volevo sapere, perché ho letto sui vari siti, come si è passati dal non avere squadra al trovare una squadra e vincere la prima corsa. Quanta motivazione, quanta rabbia hai portato dentro? Ma sicuramente è servito, avevo tanta rabbia da poter esprimere sui pedali. E, sì, esatto, un mese e mezzo fa ero senza squadra. Fortunatamente la World Series mi ha preso all'ultimo e devo ringraziarla di cuore con Massimo e tutti gli addetti. E niente, sicuramente è servito. Non è stato facile allenarsi senza una squadra, però ci sono riuscito, dai. Perché Lello ha seguito un altro corridore che si è allenato senza squadra, giusto? Domenico Pozzo Vivo. Pozzo sì. Io, vabbè, Pozzo ormai per fortuna si è accasato. Mario, dopo volevo fare un appello anche perché Sandro ha detto una cosa importante prima, no? Che l'UCI magari a volte non aiuta, no? Ci sono delle cose che secondo me, ne abbiamo parlato anche nel corso della stagione passata, perché Riccardo comunque ha vinto 6 corse e Samuele arriva a vincere la San Geo. Secondo me noi dobbiamo permettere a questi ragazzi di mettersi in luce anche nelle gare più importanti come il Giro d'Italia, perché non vedo giusto che il Giro d'Italia sia chiuso solo agli Under 23. Ci sono tanti atleti che maturano dopo e noi siamo la conferma, purtroppo o per fortuna, del popolo italiano che arriva a maturare dopo. Abbiamo degli esempi del campione del mondo Alessandro Ballan, il mio Riccardo, Samuele, e secondo me dobbiamo far sì che questi ragazzi possano mettersi in luce anche nelle gare, non solo con i professionisti, ma in tutte le gare importanti, dilettantistiche. Secondo me è anche giusto quello che ha detto Sandro, bisogna aiutarsi tutti e dare la possibilità a questi ragazzi, perché uno che vince come Riccardo non può restare ancora dilettante. Ecco, poi i giovani, sì, va bene 17-18 anni, ma non è giusto secondo me. Poi sentiremo anche sotto questo aspetto, rispettando poi anche i regolamenti, se ci sono margini di miglioramento, se bisogna cambiare radicalmente qualcosa per raggiungere quanto dicevi Lello poco fa. Adesso però siamo già giunti a un altro blocco di servizi e allora Chiara? Prima dei servizi continuiamo con le classifiche, anche quest'anno ritroviamo le classifiche diamante, le classifiche di oro gildo. Cominciamo con quelle elite under 23 individuali. Oro gildo a Brugnera, Pordenone, in via Santissima Trinità 100. Al primo posto questa settimana vediamo Samuele Zambelli di Work Service Vitalcare Videa, che ha totalizzato 10 punti. Al secondo posto Nicola Buratti di CTF con 9 punti. Terzo posto a Davide Persico del team Colpack Ballan con 6 punti. Ed ora passiamo ad Elite e Under 23, la categoria a squadre. Pari merito con 14 punti troviamo Work Service Vitalcare Videa e CTF. Al terzo posto Zalfero Mobile Desire Fior, che ha totalizzato 12 punti. E l'ultima classifica popolata di oggi sono le donne elite, vediamo. Al primo posto troviamo Marta Bastianelli di Fiamme Azzurre con 39 punti, al secondo posto Elisa Balsamo di Trex Gaffredo con 33 punti, mentre al terzo posto Marta Cavalli di Fiamme Oro con 21 punti. Ed ora spazio ai comitati regionali Friuli Venezia Giulia e Spazio Veneto. We'll be right back.
Anche nel 2022 una delle formazioni continental italiane più attese ai nastri di partenza sarà il Cycling Team Friuli, la formazione friulana che si presenta al via con una rosa ricca di talenti. Allora abbiamo incontrato Renzo Boscolo, direttore sportivo della formazione bianconera. Si apre una stagione importante per noi, abbiamo, diciamo così, consolidato quello che sono quella che è la struttura societaria, stiamo ovviamente guardando a un panorama più ampio anche per cercare di salire eventualmente di un gradino, e abbiamo rifondato con 6 nuovi innesti la squadra, abbiamo 3 stranieri, cosa che noi generalmente ci fermavamo a uno straniero solo, quest'anno siamo più internazionali di prima e quindi c'è un respiro, una visione diversa. Poi i risultati li darà la strada, come sempre noi ci piace lavorare con metodo e con applicazione, cercheremo di proseguire ancora su questa strada che ha dato i suoi frutti negli anni passati, insomma. Una delle maggiori novità per la nuova stagione bianconera è senza dubbio la comparsa del marchio Io sono Friuli Venezia Giulia, segno di un'appartenenza territoriale e di un attaccamento alla propria regione che ha fatto da sempre marchio distintivo di questa formazione. Un team che punta in alto anche per questa stagione che è appena partita. Il progetto che abbiamo sui nostri singoli corridori copre ovviamente un arco di 2-3 anni e speriamo di continuare questa filiera che ogni anno ha fatto passare qualcuno a livello superiore. Per noi il, diciamo così, il profilo continental deve essere questo, non quello di andare a caccia di vittorie o di prendere corridori che magari sono già affermati per incrementare lo score, ma quello di crescere dei giovani, una specie di accademia per prepararli poi a livello superiore. Dopo l'avvio di stagione sulle strade italiane, ad attendere il Cycling Team Friuli, anche quest'anno ci sono alcune trasferte importanti, soprattutto all'estero. È il consueto calendario che copre più di un 50% di attività all'estero. A marzo avremo tutta una serie di appuntamenti e principalmente in Slovenia e dopo, insomma, con i consueti giri. C'è anche da dire che in questi ultimi 2 anni la pandemia ha riportato tutto il ciclismo in Europa e quindi per le squadre continental diventa più difficile degli altri anni ottenere gli inviti. Noi quest'anno abbiamo comunque delle opportunità e vedremo di coglierle, insomma. Premiazioni del Comitato Regionale Veneto per quanto riguarda il settore paralimpico e amatoriale. Sentiamo Sandro Checchini, il presidente del Comitato Regionale Veneto, un altro momento di festa, di aggregazione che dà l'esatta sensazione di come sia voluminosa l'attività. È una conferma che si potrà ampliare? Beh, innanzitutto è stato un momento di festeggiamento, ma di riconoscimento dell'attività fatta. Ho avuto modo di dire che il 2021 per il ciclismo italiano è stato straordinario, ma il Veneto ha fatto la sua parte da protagonista e quindi era doveroso, come dire, ringraziare non solo gli atleti ma anche le società che li hanno sostenuti in questo anno. Per cui, insomma, la speranza è quella di poter ripetere nel 2022 i risultati e come dire, gli atteggiamenti, la passione che ci hanno riconosciuto in tutto il mondo. Il mondo paralimpico già da tempo si sta ricavando uno spazio importante anche nella regione Veneto. Si può fare di più?
Allora, il paraciclismo, come dire, dentro l'attività del Veneto ha una fetta importante. Vorremmo tentare di stare vicino a questo mondo per far capire quanto sono bravi questi atleti e cercare di coinvolgere le persone che hanno avuto magari qualche sfortuna nella vita e dare loro un'opportunità di crescita, un'opportunità di sviluppo. Attraverso il mondo dello sport, del paraciclismo in particolare, questo può avvenire, quindi noi come comitato cercheremo di essere vicini e di sostenere nel modo opportuno questa attività. Stiamo ritornando ai livelli anti-Covid, ci stiamo avvicinando, si sta lavorando per questo? Allora, c'è un segnale che è positivo. Quando abbiamo creato i calendari abbiamo riscontrato che abbiamo circa i numeri del 2019, salvo qualche unità. Quindi questo fa ben sperare, perché dopo 2 anni di pandemia e di difficoltà enormi, questo è un segnale estremamente significativo e importante. Abbiamo incontrato il presidente delle CONI della Regione Veneto, il professor Dino Ponchio. Lo sport e il Veneto, una realtà straordinaria in termini di partecipazione, di numeri e anche di risultati. Abbiamo questa fortuna come regione di avere un patrimonio che è un patrimonio culturale della pratica sportiva incredibile. Dal punto di vista del volume, 650.000 oltre tesserati nelle varie realtà organizzative e sportive, 14.000 società, 200.000 addetti ai lavori, operatori dello sport, tutti volontari, tutti che danno tutto se stessi, sempre, comunque, ovunque, senza chiedere niente per loro, ma tutto per i ragazzi e le ragazze che seguono. Abbiamo risultati eccezionali anche dal punto di vista della qualità, le medaglie, le Olimpiadi estive, le Olimpiadi invernali, il ciclismo in particolare ci ha dato soddisfazioni. Credo che il popolo dello sport veneto meriti rispetto, e in questo senso chiediamo, proprio in questo momento di uscita, speriamo, dalla pandemia, anche degli aiuti concreti e non solo dei complimenti che ci fanno piacere ma non bastano in questo momento storico. Vediamo sempre più la luce in fondo al tunnel, è così? Sì, 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 pensavamo e speravamo di vederla l'anno scorso, la stiamo vedendo adesso, anche se ci sono delle turbative nell'aria, diciamo, ma come ricordo spesso, noi chiediamo aiuto alle istituzioni, ma l'aiuto più grande ce lo daremo da soli nel momento in cui si danno il via. Lo starter spara il colpo per dire che l'attività sportiva è partita a tutti gli effetti, e l'80-90% lo faremo da soli, il resto lo aspettiamo dalle istituzioni. Ed ecco che torniamo ancora, dopo questi servizi dedicati alle regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, per quanto riguarda le premiazioni che si sono svolte sabato scorso del Comitato Regionale Veneto, c'è una seconda parte di interviste che vedremo insieme la prossima settimana, con altre premiazioni anche. Intanto c'è una telefonata in attesa, se è pronta, sentiamo chi ci sta chiamando. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera, con chi parlo? Buonasera, Massimo Spinea. Immagino che lei ha telefonato per il nostro concorso. Sì. Allora, se ci dice il nome, così io confronto se è quello giusto. Il corridore primo arrivato della Zalpa è Stefano Agostini. È proprio Stefano Agostini. Un attimo che confrontiamo con il nostro notaio. Lello? Ecco qua. Sì, vediamo, sì, un po'. Sì. Vediamo se hai indovinato anche Lello. Io direi proprio di sì. Stefano Agostini. È cercato, sì, il nome, allora. Che ha vinto a San Vendemiano. Bravo. Complimenti. E lasci i suoi dati alla nostra segreteria e poi verrà ricontattato. Grazie, continui a seguirci. Buona serata. Grazie, buona serata. Grazie. Ritorniamo ai nostri ospiti. E Andrea, parlavamo degli aspetti prima della pausa di carattere regolamentare. Ce ne sono diversi di temi da affrontare. Uno in particolare, parlavamo durante la pausa. Sì, io direi che
da buona trasmissione di ciclismo vorrei fare anche un servizio pubblico. Visto che abbiamo la fortuna di avere qui con noi due presidenti regionali, veniamo da due anni che ci hanno scombussolato la vita attraverso la pandemia, sono cambiate le regole, ogni mese cambiavano tra l'altro. Adesso sabato iniziano le gare nel Triveneto e quindi a quali regole ci dobbiamo attenere? E soprattutto, al di là degli atleti che sanno già cosa devono fare, il pubblico potrà venire a vedere le corse? Stefano Bandolin e Sandro Ghecchini. Ma sicuramente sì, il pubblico può essere presente, stiamo parlando di una disciplina all'aperto, quindi con protocollo federazione, protocollo del CONI, il pubblico può essere presente. Quindi per chi viene alle corse, ovviamente le indicazioni sono sempre le solite, quindi distanziamento, mascherina. Distanziamento, mascherina, probabilmente un accesso, un varco di accesso, ma il pubblico può essere presente in quantità importante, insomma. E quindi, Sandro, oltre ai corridori aspettiamo anche il pubblico. Sì, era quello che volevamo. Io, tuttavia, su queste cose un pizzico di prudenza ancora ce la metterei, perché le norme sono chiare, ma il famoso buon senso, quello non guasta mai. Quindi sul più bello non abbassiamo la guardia, evitiamo, ecco, sempre gli assembramenti, per cui un minimo di distanziamento l'abbiamo imparato ormai, credo che sia una piccola regola che però ci possa garantire di traghettare e veramente arrivare sull'altra sponda. Però credo sia bello e finalmente poter dire alle persone, agli appassionati, potete andare a vedere il ciclismo. Ecco, c'è un aspetto che è legato però al pubblico, l'altro invece agli atleti. Certamente. Gli organizzatori sono ancora presi, e possiamo anche vederlo, dalle richieste di autorizzazione che pensano ancora alle famose bolle. Insomma, devo creare quest'area che è, come dire, riservata, dedicata. Sotto questo profilo cambia qualcosa? Siamo in, sia il Veneto sia il Friuli, no, in zona bianca, e quindi si è allentata un po' la morsa, ma il controllo pre-gara e dopo gara, poi parlerai anche tu, Andrea, delle due organizzazioni che stai facendo, che cosa prepariamo per le formazioni, per le squadre? Ma allora, in Friuli Venezia Giulia siamo ancora in zona arancione, stiamo ritornando in zona gialla a breve con i numeri che ci sono sulla pandemia, sugli ospedali caricati. I corridori, noi tra un mese e mezzo inizieremo la stagione, quindi sono salvo, nel senso che è un problema rimandato più avanti. Per quanto riguarda, un mese e mezzo fa sono svolti i campionati italiani ciclocross, c'erano i varchi d'accesso, la protezione civile che controllava la temperatura e il green pass rafforzato, quindi probabilmente per adesso che siamo arancioni, andando al giallo, ci atterreremo a quanto di buono era stato fatto l'anno scorso con i protocolli, quindi non cambierà niente rispetto al finale di stagione dello scorso anno, cambierà magari tra un mese e mezzo se le morse di questa pandemia e la politica, quella vera, ci daranno nuove direttive. Il Veneto invece, Sandro? Il protocollo federale è stato aggiornato una quindicina di giorni fa, ecco, quindi tecnicamente vale quello. Siccome però stiamo andando in un'evoluzione, appare positiva, io credo che un po' alla volta attenderemo anche disposizioni diverse e ci adegueremo. C'è un allentamento, però, effettivamente, insomma, no? Effettivamente sembra che ci sia un allentamento, e la speranza è veramente di ritornare al più breve, insomma, in condizioni normali. Attendiamo anche noi altri, è un percorso in itinere, quindi dobbiamo stare attenti, verificare appena escono normative diverse di poterle adattare, questo è il principio. Pensa che Andrea, fra una quindicina di giorni... Fanno 15 giorni, beh, il 12 e 13 marzo si corre a San Pietro in Gubbio. Ecco, sì. Come stai preparando il tuo campo di gara? Allora, la Orange SD, insieme con l'amministrazione comunale di San Pietro in Gubbio, ha predisposto un villaggio di partenza, un villaggio di corsa, diciamo, dove verranno, oltre che ospitati il pubblico, anche diversi influencer, ma al di là di questo anche alcuni stand, diverse situazioni. Gli influencer avranno un'area riservatissima. Assolutamente. Io sarò di fianco a te, Mario, mi raccomando.
No, a parte gli scherzi, sì, ci sarà quest'area che va oltre l'aspetto ciclistico, oltre l'aspetto agonistico, e quest'area per accedere, come in tutte le fiere, come in tutte le sagre, servirà il Green Pass. Ma al di là di questo, Green Pass è consigliata la mascherina come il distanziamento sociale, per il resto appunto si potrà tranquillamente assistere. E qua abbiamo due interpreti che hanno attori principali, no, di questo nostro mondo. Come avete trovato nelle gare di apertura l'accoglimento sotto il profilo organizzativo? C'erano controlli stretti, aree riservate? Come avete trovato? C'era apertura? A parte che insomma la regione era diversa dalla nostra, insomma, no? La situazione com'era? Un po' meno pesante dello scorso anno? Ma io l'ho trovata uguale all'anno scorso, diciamo. Ci hanno controllato il Green Pass e abbiamo dovuto compilare le solite carte per entrare nella zona dove si trova. Quindi c'era l'area riservata? Esatto, c'avevamo il nostro braccialetto. E tra l'altro c'è da aggiungere che loro hanno iniziato a correre a Maiorca. Maiorca è stata la prima gara europea in cui si è applicato il nuovo regolamento, il nuovo protocollo UCI. Protocollo UCI le cui linee guida sono state pubblicate proprio il giorno prima della prima corsa della Challenge Maiorca. Quindi lì c'è stata sì una corsa al nuovo, esatto, protocollo. Lì a Maiorca ci siamo sistemati, diciamo, con un tampone per sicurezza nostra, e dopo eravamo sempre insieme tramite la dichiarazione del nostro ciclo vaccinale. Adesso si può correre più tranquillamente tutti. Esattamente, perché lo spieghiamo ai telespettatori e a chi magari non è dentro a un team: rispetto all'anno scorso, a livello internazionale non è più necessario fare un tampone prima di ogni corsa se si è in possesso del Green Pass. Il tampone rimane obbligatorio per le gare a tappe che vanno oltre i 7 giorni oppure per i grandi giri. Quindi da questo punto di vista sicuramente ci fermiamo ancora. Chiara, che cosa c'è ora nella nostra programmazione? Vediamo la presentazione della Trevigiani e poi la Coppa San Geo. L'Unione Ciclisti Trevigiani, Energia Pura, Marchiol rientra fra le mura amiche per la stagione 2022. È l'asse portante al cerimoniale della presentazione, ma di questo ci parlerà adesso Ettore Renato Barzi, che è il presidente. Si apre un filone per certi versi nuovo oggi. Diremo che oggi si apre, vorrei dire, il proseguimento dell'avvenire della Trevigiani. Naturalmente, in poche parole, io devo ringraziare innanzitutto l'amico Alberto Olivetto di Energia Pura, perché lui è stato il main sponsor di questo grande progetto, e sicuramente se non c'era sarebbe stato molto difficile. Non di poco, in seconda battuta, è la famiglia Quarciotti, ai quali ci ha fornito delle biciclette che sono da invidiare, e pertanto spero, come è stato detto da parte stessa di Alessandro e anche del papà Paolo, che questo progetto prosegua per gli anni e noi ne saremo ben lieti di essere partecipi. 15 i corridori, uno staff tecnico importante. Sulla carta, come vedi questa stagione? Ne dirò che soprattutto, a parte i ragazzi corridori, che naturalmente li ho visti molto motivati, però posso dire anche altrettanto che c'è grande animazione, grande orgoglio, grande preparazione da parte di tutto lo staff tecnico, e che naturalmente io spero che ci porta dei risultati strepitosi, perché ne varrebbe la pena per quello che abbiamo investito assieme agli amici qua presenti. Energia Pura e Alberto Olivetto a supporto per quanto riguarda l'abbigliamento della squadra, ma con valori di assoluto rispetto. È un privilegio poter avere la vostra azienda ad accompagnare la Trevigiani, non soltanto per ciò che è l'abbigliamento, ma anche per gli aspetti di natura ecologica, ed è questo forse il motivo predominante. Sì, ringraziare qui il presidente Barzi. È stato il mio primo, chiamiamolo così, orgoglio di questa giornata qua.
portare il nostro apporto come un apporto ecosostenibile in questo progetto della nuova Trevigiani è stato proprio per noi importantissimo. Cerchiamo e vorremmo portare tramite i ragazzi questo messaggio in tutta Italia, in dove la Trevigiani potrà presenziare e gareggiare, non solo come l'evento sportivo, ma anche come un messaggio ecosostenibile sulla società, perché anche questo dobbiamo e pensiamo di fare. Ecco. Invece, per quanto riguarda il mezzo tecnico, scende e arriva nel Trevigiano una griffa importante, il Cicli, le biciclette Guerciotti. Qui con noi c'è l'amministratore Alessandro Guerciotti. Ritengo sia una presenza importante in un mondo che già si identifica per i valori che la Trevigiani sa esprimere. E allora per voi che cosa significa questo legame? Sì, innanzitutto per noi è un onore far parte della famiglia della UC Trevigiani, è una squadra storica che ha fatto la storia del ciclismo italiano. Noi ci affacciamo nel 2024 a compiere i 60 anni della nostra azienda, quindi direi un connubio della vera italianità del Made in Italy per quanto riguarda il ciclismo, che si sa che il ciclismo praticamente è nato in Italia e comunque insomma è uno degli sport più importanti. Da parte nostra non sarà una mera sponsorizzazione di un solo anno, ma ci sarà una collaborazione che puntiamo ad avere la pluriennale, anche perché ricordiamo che la Trevigiani in passato ha vinto un campionato nel mondo di ciclocross con Franzoi. Per noi il ciclocross è molto importante, quindi questa sponsorizzazione, questa collaborazione ci porterà poi a creare proprio una sinergia anche nel futuro, magari su corridori che andranno forti nel ciclocross e andranno forti su strada, quindi per permettere di far crescere corridori, chissà magari se in futuro si potrà avere dei corridori a livello di Pidcock, Van Aert o Van Der Poel italiani, ne goderà sicuramente tutto il ciclismo italiano. Qual è il modello che equipaggia la formazione? Sì, allora sicuramente abbiamo dato l'assoluta novità della nostra gamma, la Veloce S, un prodotto comunque appunto di alta gamma con una livrea particolare per la UC Trevigiani, che quando soprattutto abbiamo squadre di una grande importanza puntiamo anche a fare una customizzazione per dare importanza al team. Abbiamo equipaggiato con componenti Campagnolo Corus Salitalia, quindi sempre per confermare l'italianità di questa realtà, e componenti QTC, che è un nostro marchio che stiamo sviluppando, come ruota, attacchi e curve. Quindi diciamo da parte nostra cerchiamo di mettere a disposizione il massimo della tecnologia per i ragazzi, però come si dice sempre poi sono i ragazzi che devono usare le gambe, andare forte, quindi in bocca al lupo per una grande stagione. Nei quadri dei dirigenti trevigiani entra con grande partecipazione il team Crazy Wheels, si tratta di una formazione sarda che promuove il ciclismo dalle categorie giovanili sino alla categoria juniores, con la quale l'Unione Ciclisti Trevigiani Energia Pura Marchiol ha siglato nei giorni scorsi un gemellaggio. Veneto e Sardegna dunque unite per un progetto ambizioso volto alla crescita dei ragazzi e a fornire nuove proposte agonistiche, nuovi atleti da inserire nel ciclismo. Il legame fra queste due società è stato ufficialmente siglato qualche settimana fa, quando i trevigiani, accompagnati dal presidente Ettore Renato Barzi, hanno fatto visita agli amici sardi di Oristano. Ad accoglierli il presidente Luca Massa, con il direttore sportivo Angelo Salvatore Attene e una nidiata di corridori fasciati dalle nuove maglie griffate Trevigiani, Energia Pura, Autodemolizioni Porcu, Crazy Wells. Garni, da 50 anni leader mondiale della calzatura sportiva Made in Italy. L'innovazione tecnologica, la ricerca dei materiali, la cura artigianale hanno portato allo sviluppo di GSTL, la scarpa per ciclismo indossata dai migliori atleti dello scenario mondiale. I prodotti Garni sono da sempre sinonimo di qualità. Apertura stagionale in Toscana ed apertura stagionale anche in Lombardia. Fino a qualche anno fa si correva anche in Veneto, l'ultima di febbraio. Ora invece a Treviso si comincerà sabato prossimo con il Memorial Polese a Santa Maria di Piave.
Le immagini sono sulla 98esima Coppa San Geo, 155 km con partenza da Ponte San Marco in provincia di Brescia ed arrivo a San Felice. In palio anche il 52esimo trofeo caduti di Soprazocco, il tutto con l'organizzazione del gruppo sportivo San Geo e con Gianni Pozzani a tirare le fila. Gara a carattere nazionale e gara che si accende subito sui dolci salissendi bresciani. Una fuga a 7 ha monopolizzato per molti chilometri la corsa. Poi nel finale, dopo che il gruppo aveva recuperato lo svantaggio, si sono accese le polveri da parte di chi cercava di evitare l'arrivo allo sprint. La prima strappata che faceva davvero male era l'azione promossa dal trentino della Work Service Vitalcar Videa, e vale a dire Samuele Zambelli. Un allungo determinato in prossimità della conclusione sulla salita di Cisano. Una botta, quella del classe 98 l'anno scorso alla Iseo Rime, che solo il britannico Matthew Kingston ha saputo parare, portandosi prima a ruota del corridore di patron Massimo Leurato e poi andando lui stesso a scandire il ritmo in un finale davvero infuocato. Davide Daporto in terza battuta ha vanamente cercato il riaggancio, situazione sempre aperta con il gruppo che rinveniva forte e quindi massima incertezza fino alla conclusione. Un finale appassionante dove tutto poteva ancora cambiare nel giro di pochi attimi, ma Samuele Zambelli, già quarto nel 2018, terzo nel 2019, secondo l'anno scorso, peraltro ben supportato da Kingston, non voleva più sbagliare il colpo. E sul traguardo della 98esima Coppa San Geo iscriveva finalmente il suo nome nell'Albo d'Oro. Uno sprint serratissimo e vittoria quasi al fotofinish per Zambelli davanti a Kingston, poi il vincitore della scorsa edizione Persico ed ancora Benchiaruti, Daporto, Foldabier, Biancalani, Baseggio, Colnaghi e Di Felice. 153 km alla media di 40.961, corso in 3 ore, 45 primi e 45 secondi. Parte dunque bene la Work Service Vitalcar Videa di Demetrio Iommi e Massimo Leurato, conquistando un traguardo prestigioso dopo aver lavorato bene nelle gare disputate in Spagna. Un successo che premia anche la grande disponibilità e la passione per il ciclismo, cosa ormai risaputa e allo sguardo di tutti, del presidente Leurato. Servizio per le aziende. Uno sguardo sul futuro dei giovani. Con voi da 30 anni. E nello sport per la crescita dei giovani. Rientriamo ancora in diretta dallo studio di teleciclismo e dopo aver visto la Coppa San Geo, perché non scambiare alcune impressioni con il protagonista, vero Andrea? Sì, intanto la prima domanda secca, Samuele Zambelli, questa San Geo era effettivamente più impegnativa delle precedenti, perché tutti alla vigilia dicevano un percorso molto più difficile e più impegnativo. Sì, sicuramente era più dura rispetto all'anno passato e non so se era tanto più dura rispetto al 2019, dove comunque era un percorso impegnativo, nel finale c'era da fare due volte il burago, però sicuramente non era una corsa piatta. Quando siete rimasti in due, cosa hai pensato? Ma io ho pensato che volevo vincerla e non mi bastava più un piazzamento. Lello invece voleva sapere cosa hai detto all'inglese, perché abbiamo visto che vi siete parlati. No, all'inglese ho detto che per chi me... Morti, Poteva andare bene così, che doveva arrangiarsi lui. E... Hai giocato di tattica. Ma gliel'hai detto o gliel'hai fatto capire? Samuel? No, gliel'ho fatto capire. Che ah, non gliel'hai detto? Tipo, chi te è morto, ora non tiro più fino all'arrivo? No, non so molto bene l'inglese, quindi... vabbè, quello è il mio, era mezzo arabo, quindi ci sta. Gli ho fatto un gesto e si abbiamo tirato fino all'arrivo. Con questa condizione adesso a cosa si guarda? Ma adesso intanto sono riuscito a vincere a San Geo, però comunque... prima corsa stagionale, quindi bisogna pensare avanti, ormai è passata. E adesso correremo il Memorial Polese questo sabato e la corsa di Fubine.
Lello, però tu a questo giovane devi insegnare qualcosa. Sì, no, a me piace anche Riccardo, perché Riccardo è lì che sembra che guardi me, invece no, lui ascolta attentamente quello che dice Samuele, è incredibile. Sei pronto lì a dire qualcosa, perché anche prima di te se l'hai giocata male l'inglese, Rispondimi. Cosa rispondo? Sei attento a quello che dicono gli altri, tantissimo. No, sì, sto attento, però... Se l'ha giocata proprio bene, Samu. Anche rivedendo le televisioni. Come? Anche rivedendo le televisioni. Sì, anche perché a me avevano preso il giro a inizio salita, quindi io ero bello dietro e me la sono riguardata dopo, sì. Però, Riccardo, stai già guardando agli appuntamenti adatti alle tue caratteristiche, insomma, no? Sì, adesso non sono gare... prettamente dure, però già con la coppia Bartali spero di prendere un buon colpo di pedale e già potrebbero arrivare qualche gara più adatta. Noi ti aspettiamo per vederti sul podio. E cambiamo argomento, perché sta arrivando, l'ho saputo poco fa, è arrivata una bella notizia per quanto riguarda il Comitato Regionale Veneto e il velodromo. Sandro, che cosa ci puoi dire? Il velodromo di Padova? Sì, ci è arrivata proprio oggi pomeriggio la comunicazione da parte del segretario generale che ha istituito la commissione per procedere all'omologazione del velodromo Monti dopo i lavori di ristrutturazione. Quindi so che da lunedì 7 marzo questa commissione si metterà all'opera e nel giro di qualche giorno farà i rilievi, farà le analisi che servono proprio per portare all'omologazione. Quindi vuol dire che è una questione davvero di pochi giorni. Ce l'aspettavamo, ma una volta tanto la burocrazia ha addirittura accorciato i tempi, e di questo io devo essere veramente grato e lo ringrazio tantissimo l'assessore del Comune di Padova, Diego Bonavina, e l'ingegner Rossi dell'ufficio tecnico del Comune di Padova, che si sono dati da fare, quindi ci hanno ricevuto, ci hanno ascoltato e ci hanno dato una grandissima mano. Ecco, io lì, a nome dei ciclisti veneti, del Movimento Ciclistico Veneto, ringrazio davvero il Comune di Padova e l'assessore. Si spalancheranno subito le porte, si apriranno subito i cancelli, no? per gli appuntamenti, preparazioni, allenamenti, gare. Io spero sta di già sì. Lavorando insomma, la settimana prossima, tra l'altro, come comitato abbiamo un incontro con la società che gestisce il velodromo, e quindi è volontà insomma di pianificare l'attività come merita. Ecco, lo aspettavamo da tanto tempo, davvero credo che sia arrivato il momento, sono quasi emozionato, perché era una cosa che i ciclisti padovani, ma le società padovane e non solo, aspettavano da tempo, quindi è arrivato il momento. Cioè, non è il solo velodromo che c'è nel Veneto, sono tutti scoperti, è un po' una lacuna, se vogliamo, questo, perché il brutto tempo crea disagi, però la struttura c'è, le strutture anzi ci sono, e quindi il ciclismo su pista potrà tornare insomma, no? Su quello che è il suo campo di gara naturale. Allora, noi intanto cerchiamo di utilizzare i velodromi che ci sono. Nel futuro, io spero anche questo che possa avvenire in tempi brevi, mi auguro che possiamo avere che il Veneto possa avere il velodromo coperto, ma nel frattempo insomma, noi sfruttiamo le strutture che abbiamo. In Veneto ci sono 4-5 velodromi di altissimo livello che non tutte le regioni hanno, e quindi è un patrimonio comunque da sfruttare. Per quanto riguarda la regione Friuli, Stefano Bandolin, su questo argomento, velodromi, Pordenone, che ormai è una sua storia, ma non c'è soltanto Pordenone, vero? No, ci sono due velodromi, come dicevi te, Pordenone, che con la presidente Diana Bastianelli sta facendo cose stratosferiche molto belle a livello internazionale. Anche questo rimesso a posto da poco tempo, no? Sì, è stato rivisto un po' di anni fa e comunque viene mantenuto in perfetta linea, diciamo, ogni anno da tutto lo staff di Eliana, appunto. Poi c'è il velodromo di San Giovanni a Natisone con il presidente Walter Delle Case, che sarà anche arrivo del campionato italiano crono individuale che si svolgerà a San Giovanni a Natisone, e dà la possibilità a molti ragazzi e giovani di confrontarsi. E poi mi leggo questo, che c'è un progetto di massima sull'euforia di Jonathan Milan in quel di Buia o zone limitrofe per la costruzione di un velodromo al coperto
ma non tra tanto tempo. Ho capito, intanto se ne parla e si cominciano a mettere i ferri al fuoco. Ma quanto pesa il movimento ciclistico in seno alla pista, sia gli atleti? In che percentuale si avvicinano, se riaffrontiamo a quelli della strada? Poi anche a Sandro, insomma, sostanzialmente la stessa domanda. Ma, io ti rispondo per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia. Chi fa attività prevalente su strada corre anche su pista. È un po' più difficile avvicinare i riders o i ragazzi che fanno fuori strada per ovvie ragioni a volte. La pista che ci ha dato tante soddisfazioni e quest'anno spero continuino, insomma, anche se i campionati italiani vengono svolti in un periodo un po' difficile anche per l'attività dei giovani. E in Veneto come stiamo per quanto riguarda l'affluenza e la partecipazione, insomma? Beh, noi siamo certamente soddisfatti, soprattutto sulle categorie esordienti e allievi c'è una forte partecipazione. Tra l'altro proprio in questa settimana noi abbiamo organizzato con la struttura della pista, abbiamo organizzato 3 trasferte, 2 sono già state fatte, 3 trasferte al velodromo di Novo Mesto, che è coperto per fortuna, e abbiamo portato già una 50ina di ragazzi nelle 2 uscite. Quindi insomma c'è voglia di pista, le società rispondono bene. Ecco, mi aspettavo qualche numero in più dalla parte della categoria degli juniores, però insomma io conto che con la collaborazione si possa instaurare un po' di collaborazione con le società, perché in questo periodo capisco che stanno preparando la stagione, quindi è un po' più difficile che ci lasciano i ragazzi per fare l'esperienza in pista, però durante l'arco della stagione conto, attraverso appunto un po' di collaborazione e tanto dialogo, di poter avere qualche junior, anche perché c'è l'appuntamento dei campionati italiani in Sicilia, a Noto, e vorremmo andarci come rappresentativa e fare, come dire, la bella figura che ci meritiamo. Speriamo proprio che possa riprendere vigore l'attività su pista, ci auguriamo che gli atleti a carattere generale possano avere tutte le gratificazioni che si attendono. Beh, volevo sentire anche Samuele e Riccardo, cos'è la pista per voi o cosa è stata la pista nel vostro percorso ciclistico? Ma io personalmente non ho avuto la possibilità di fare un gran calendario sulla pista. L'ho fatto fino a juniores, correndo qualche piccola corsa. Però a mio parere penso che serva, anche io essendo un po' un ragazzo abbastanza veloce. Quindi ti dai il colpo di pedale giusto e penso sia utile. Riccardo, io qualche allenamento in una stagione invernale a Montichiari, e poi per quanto riguarda le piste in Trentino, c'è l'unica pista attiva è Amori, è un po' la zona sicura della società ciclistica Amori, è dove mi sono allenato quando ero giovanissimo con loro, però già essendo una pista un po' atipica perché è 500 metri, è scomoda per farci le gare, quindi è una bella zona sicura, ecco, per far girare i bambini. Ci fermiamo ancora per un altro dei nostri servizi. Allora, Chiara? La linea alla regia, perché vediamo la presentazione di un'altra squadra, Zalfero Mobile Desire Fiore, e poi andiamo a Torre di Fucecchio. È stata presentata, come vuole la tradizione, nelle sale dell'hotel Fior di Castelfranco Veneto, la Zalfero Mobile Desire Fior 2022. Licenza Continental e 17 atleti in rosa per quella che è un'annata speciale. Infatti si corre la 41esima stagione del sodalizio bianco-rosso-verde, che quest'anno coincide anche con il 50esimo di fondazione del gruppo Euromobile. Zalfero Mobile e Desire Fior alla cerimonia di presentazione. Abbiamo incontrato i fratelli Luchita, Gaspare e Giancarlo. Riprende, è il caso proprio di dire, la tradizione ormai da 40 anni sulla scena agonistica. Lo sport è momento trainante per l'azienda.
Sì, lo sport per noi appunto è una cosa importante, anche perché appunto stiamo portando avanti la squadra, la società, dall'82, 41 anni quest'anno praticamente, no? Ci ha dato grandi risultati, ci ha dato grandi soddisfazioni, noi abbiamo dato molto allo sport e anche lo sport abbia dato molto a noi, insomma, siamo soddisfatti di quello che abbiamo fatto in tutti questi anni di attività. Famiglia Lucchetta e la famiglia Fior dunque in un legame che appare, visti i 40 anni che sono passati, sì, indissolubile proprio, è così? Sì, sì, difatti è un rapporto indissolubile perché appunto è stato fatto così, partito, diciamo, non dico quasi per scherzo, ma così all'inizio e che poi via via si è sviluppato nel tempo e che vediamo che diamo, il rapporto è ottimo sia da un punto di vista il rapporto familiare, ma al di là anche con la società, la squadra e il gruppo nell'insieme, e vediamo che seguendo delle regole, seguendo i giusti principi, i risultati poi dopo finora li abbiamo ottenuti. Speriamo che questo si ripeta anche quest'anno. Confermati gli esperti Faresin, Verza e Zurlo, la rosa 2022 della Zalf si rinnova per il 50% con tanti atleti interessanti che vestono per la prima volta questa storica casacca. Tra loro anche il campione del mondo e campione europeo su pista juniores Samuele Bonetto. Una rosa comunque ambiziosa, come confermano le parole del presidente Egidio Fior. Con Egidio Fior sentiamo come si presenta, come si apre questa nuova stagione, l'ennesima, 41 per la precisione. Come sarà? Beh, come sarà? Speriamo di ripetere il 2021, quindi sarà difficile, però noi ci proviamo. Abbiamo fatto un inserimento con dei giovani molto promettenti e quindi abbiamo un'amalgama di ragazzi, sia scalatori, velocisti, passisti, quindi io ritengo che sia una bella annata il 2022. Lo staff tecnico si arricchisce ancora con un ritorno importante, sarà un punto di riferimento per la formazione quest'anno? Ma sicuramente noi abbiamo, cioè è ritornato Luciano Rui, ma lui è sempre stato con noi lo stesso. Però lui è il punto fondamentale come che fa da padre di questi ragazzi. Quindi vedo che c'è una bella amalgama con tutti quanti. Ha fatto il salto di qualità Filippo Rocchetti, l'abbiamo inserito, è un giovane e con i giovani penso che ci sia anche un buon accordo. Quindi io mi auspico di fare un bel 2022. Fausto Pinarello e Cicli Pinarello sempre vicini a questa iniziativa, alla Zalf Aeromobili Desire Fior. Quest'anno per una nuova stagione che sulla carta poi fra l'altro si presenta bene. Ma per chi aiuta, quali sono le gratificazioni che arrivano? Innanzitutto far parte di questo gruppo stupendo, l'ho detto prima, di questa accademia. La Zalf Aeromobili Bike Academy, sarebbe da intitolarla così, questo gruppo stupendo, voluto da due lungimiranti imprenditori, veneti, trevigiani, la famiglia Lucchetta ed Egidio Fior, la famiglia Fior. E far parte di questo gruppo per noi è un onore, ed è un piacere ed è uno stimolo perché nonostante tutto porta a creare per questa squadra i migliori prodotti per vincere le corse. Entriamo negli aspetti tecnologici, quali sono le novità che verranno introdotte? Bello, dunque la squadra quest'anno userà la stessa bici che usa il team Ineos, che usa Filippo Ganna piuttosto che Lia Viviani, è una Dogma F. Allora monteremo il gruppo campagnolo, gruppo italiano, gruppo veneto, è un gruppo 12 velocità elettronico, bicicletta pesa meno di 7 kg. Siamo ritornati al colore rosso iniziale di 40 anni fa, che è sempre stato di buon auspicio, quindi speriamolo sia anche per il 2022, perché no? Oro Gildo a Brugnera, Pordenone, in via Santissima Trinità 100.
È un'edizione particolare, speciale, quella di quest'anno per il Gran Premio La Torre Memorial Simonetto Campigli. È infatti la numero 60, ovvero quella delle nozze di diamante. Tutto è pronto per la partenza e tra le novità, visto che è un'edizione speciale, partenza che è stata data dal sindaco di Fucecchio Alessio Spinelli, ci famo tra le novità anche il percorso, perché non verrà effettuato subito il circuito tradizionale, ma ci sarà un tratto di circa 35 km sulle strade del comprensorio del Cuoio e delle Pelli prima di tornare a Torre ed entrare sul circuito di 3 km 900 metri da ripetere per 26 volte. Complessivamente saranno 135 i chilometri in programma. Il gruppo è ancora compatto, anche se è scremato giro dopo giro, la selezione non è mancata e sicuramente sono già numerosi gli atleti che si sono ritirati, mentre sempre il team Kubeka impegnato nel fare l'andatura con il numero 118 di gara. Avete visto qualche istante fa anche l'atleta Parisini, del quale abbiamo sottolineato il terzo posto ottenuto ieri nella Firenze Empoli. Siamo tornati nuovamente nella zona transennata, il che significa che siamo al passaggio dalla zona di arrivo, e infatti ecco qua il passaggio da Piazza San Gregorio, eccola qua la celebre torre anche che dà il nome alla località, e quindi questo passaggio quando mancano praticamente a questo punto 6 km e 800 metri, 7 km e 800 metri alla conclusione di questa gara, ancora due giri ed è un gruppo sempre forte di una trentina di atleti che sta continuamente viaggiando a buona andatura, ma compatto, non ci sono stati allunghi. Ora è chiuso dal numero 62 Molini, il velocista della Val di Nievole, infatti nato a Pescia, abita a Montecatini, che corre quest'anno nella Maltinti Banca Cambiano dopo aver gareggiato per alcune stagioni nella Mastro Marco Sensi Nibali. Ora stiamo nel tratto in salita con la situazione che è sempre la stessa, con il corridore della Kubeka, formazione abbiamo detto davvero molto attiva, e che ha schierato al via Abreka Negasi, corridore africano, poi Bonaldo, Guasco, Menegotto, Mosca e Parisini. Abbiamo visto Menegotto in precedenza molto attivo, così come Parisini. Ora sono gli atleti della CTF, pare dire la sigla che sta per Cycling Team Friuli, a fare l'andatura. Sono passati loro infatti sulla testa del gruppo, evidentemente vogliono fare selezione. C'è già un leggerissimo frazionamento tra i primi 6-7 atleti e il gruppo si è creato una frattura, una decina di metri sotto la spinta della formazione friulana, che è presente con Andreaus, con Buratti, con De Cassa, Lungato, Petrelli e Sandri. Vediamo proprio in questo momento De Cassan a fare l'andatura, poi naturalmente i suoi compagni di squadra sulla ruota. Siamo tornati nuovamente con le immagini praticamente, e queste sono quelle dalla telecamera fissa sul traguardo, Piazza San Gregorio, suona la campana, inizia l'ultimo giro, quindi 3 km 900 metri alla conclusione, 6 o 7 atleti si sono leggermente avvantaggiati, vedremo se nascerà un tentativo di fuga. Ora passano le ammiraglie, le auto e le moto di servizio, e quindi sarà un giro finale sicuramente da seguire con estremo interesse. Attenzione a Petrucci, è il corridore del team Colpack e Ballan, che allunga con estrema decisione, ripreso intanto Petrelli, e c'è questo affondo risoluto da parte di Petrucci. Lo vediamo infatti in questo momento con lui anche, vediamo Buratti, è Buratti che lo ha raggiunto in questo momento, dunque due atleti vanno all'attacco con estrema decisione, e quindi
ecco qua in Fatti Petrucci, e poi la maglia e il numero 31, quello di Nicolò Buratti. Superato il cartello dei 500 metri c'è l'ultimo tratto in leggera salita prima del traguardo di Piazza San Gregorio. Attenzione, naturalmente Petrucci un ottimo atleta, ma sicuramente Buratti è in grado di far bene allo sprint, ed è infatti il corridore del CTF Friuli che passa decisamente in testa, ultimi 150 metri, ed è Buratti che sembra destinato al successo, ed è così quando lo vediamo nelle immagini dalla telecamera fissa. Primo Nicolò Buratti della CTF Friuli, seconda posizione per Mattia Petrucci del team Colpack e Ballan, terza posizione per Davide De Cassan, quarta posizione per Bonaldo e poi in quinta posizione Petrelli. Questo l'ordine d'arrivo della torre. Beh, da ieri si poteva solo migliorare, infatti oggi è arrivata la vittoria. E dopo l'ultimo giro sono andato via con Petrucci e lo sprint ha avuto la meglio. A chi si dedica questa vittoria? Perché la numero 60 del Gran Premio della Torre è un qualcosa di eccezionale, un evento unico. A chi la vuoi dedicare? Beh, ringrazio la squadra, quindi a tutta la squadra, agli sponsor e alla mia famiglia, insomma. Riprendiamo dal servizio che abbiamo visto poco fa, la torre di Fucecchio, per fare chiarezza, ecco, diciamo così, a un acronimo, molto spesso diciamo CTF, no? Ma CTF sta per Cycling Team Friuli. Usiamo questo acronimo che è molto semplice, che dice poco per chi non conosce in maniera profonda, ecco, diciamo così, il movimento, ma CTF, quando diciamo così, ripetiamo, è Cycling Team Friuli. Sta partendo la stagione, Stefano, un settore, un argomento su cui prestare attenzione più degli altri? La stessa domanda che per Sandro poi. Ma non esiste secondo me un settore più importante dell'altro, tutti i settori sono importanti, bisogna riordinare le idee a mio avviso anche a livello organizzativo politico e andare avanti riorganizzando un po' quello che è il focus della Federazione Ciclistica Italiana. Invece Sandro, in Veneto o In quale ambito bisogna, come dire, dedicare maggiore attenzione o più tempo, ecco, anche? Beh, allora, diciamo, ci sono delle specialità che sono storicamente più affermate e quelle in qualche maniera sì, proseguono e fanno la loro attività. Fortunatamente in Veneto riusciamo ad avere l'attività davvero a 360 gradi su tutte le discipline, per cui l'attenzione viene posta anche a quelle emergenti. Qualche, insomma, un paio di decenni fa parlare di mountain bike sembrava quasi un'utopia, abbiamo un movimento di altissimo livello sia come atleti e soprattutto come organizzatori, ma stanno crescendo discipline come il BMX, anche quelle verso la parte turistica, il gravel che sta nascendo insieme all'enduro, probabilmente sarà il ciclismo del futuro. E nonostante questo, anche la parte cicloamatoriale, siamo l'unica regione probabilmente in Italia che ha un calendario di gran fondo di cicloraduni. Questo è straordinario, perché tutto il mondo amatoriale che, come dire, che veicola e promuove il ciclismo perché va sulla strada, per me è estremamente importante. Quindi non c'è una disciplina che vale di più di un'altra, tutte insieme creano il movimento, è uno zoccolo duro di appassionati che automantiene poi tutta l'attività. Questo è importante, quindi bisogna avere l'occhio e l'attenzione per tutte alla stessa maniera. Ci muoviamo su questa ottica allora, partendo dall'inizio della stagione agonistica 2022. Per quanto riguarda Zambelli e Luca,
Complimenti intanto per Zambelli per il risultato ottenuto. A Luca ti auguriamo di raggiungere presto anche tu, insomma, no, il podio, che non sia soltanto uno, perché se sono copiosi facciamo maggiormente la felicità del presidente. Che ne dite? Ma quello sicuramente. Grazie per aver accolto il nostro invito. Grazie, grazie davvero, è stata una bella serata. Chiara, mandiamo anche stasera i saluti a chi ci segue da casa, magari ricordando lo switch off. Ricordiamo che la prossima settimana ci sarà lo switch off in Veneto, per cui dal giovedì prossimo troverete Telechiara non più sul canale 14 ma sul canale 17 per il Veneto, per tutte le province venete, mentre per Trento canale 18. Quindi Teleciclismo torna la prossima settimana, stessa rete, stessa ora, nuove frequenze, e adesso vi lasciamo con il servizio di Lello Ferrara e poi i nostri meme. Arrivederci! Finalmente dopo 10 anni, quasi 11, lo rivedo. E... Emozione. È un po' emozionato perché sta guidando il picnic. Signori, Pietro Cauchioli, direttamente da? Dall'America, da no, Florida. Ma il, però da dove in Veneto? Dove da, da Villa Fontana di Oppeano. Parleremo della carriera di Pietro e anche di quello che Pietro fa attualmente. L'autista di Lello. Attualmente ho preso questo lavoro, un lavoro unico, più unico che raro. Macchine così in America non ce ne sono? No, non esiste neanche proprio la possibilità di avere una macchina e non hanno neanche il coso proprio, cioè. Io dico che questo giro lo potevi vincere, terzo ad un Giro d'Italia. Allora, parliamo del Cauchioli ex atleta, prima. Ma negli anni ho fatto 11 anni di professionismo, diciamo, e sono contento di come è andata. Tu puoi dire che avrei potuto vincere il giro, io dico che ha vinto il più forte, ha vinto Savoldelli, che è stato più forte in salita, a cronometro e in discesa. Contento della tua carriera, Pietro? Sono soddisfatto, contento è difficile essere contenti perché sono soddisfatto, ma so benissimo che avrei potuto dare di più in generale, probabilmente con la tecnologia di oggi, con come i corridori riescono a sacrificarsi di più, forse avrei potuto dar di più, però erano tutti più o meno sullo stesso livello, per cui io dico, ho avuto un po' di sfortuna, incidenti o operazioni, ma il resto non posso dirmi di non essere soddisfatto. Sei tornato in Italia dopo 2 anni, 3. Hai avuto modo di parlare con le persone che oggi seguono ancora il ciclismo? Come hai trovato l'Italia ciclisticamente parlando? Ma dopo 2 anni e mezzo che non ero in Italia, che sono cambiate molte cose. Purtroppo il Covid ha dato cambiamenti alle persone, ha cambiato il modo di vivere. Da un altro punto di vista, il ciclismo in Italia forse è rimasto un po' legato a quello che era la tradizione, che è giusto perché la tradizione insegna, la tradizione è scuola, però dall'altra parte 15 anni fa le squadre francesi avevano già una Continental come vivaio. Le Continental per loro 15 anni fa erano squadre dilettanti, per noi stanno diventando adesso quelle che erano le vecchie squadre dilettanti Continental. Sembra di essere indietro 15 anni rispetto a fuori dall'Italia. Pietro Cauchioli oggi vive in America, cosa fa adesso Pietro Cauchioli? Da otto anni mi sono spostato negli Stati Uniti, seguo la distribuzione dei prodotti per il ciclismo del gruppo Zecchetto, sono abbigliamento, scarpe e biciclette. Come vanno il Made in Italy all'estero? Il Made in Italy è sempre ricercato, i nostri prodotti stanno crescendo molto, stiamo crescendo molto sia con le scarpe che con l'abbigliamento, sono serviti parecchi anni di sacrifici, ma ad oggi finalmente stiamo raccogliendo frutti importanti con crescite continue al di sopra del 50%. Ma non ti mancano i terroni, non ti manca il sud, non ti manca il Veneto, la nebbia? Come fai a vivere
Là, non ti manca il vino, non ti manca tutto. Cioè, il fatto che non cioè, il fatto che si evade il fisco, il fatto che si ruba negli appartamenti, non ti mancano queste cose, le assicurazioni fasulle, cioè tutto questo non ti manca. Ma allora, ci sono delle cose che mi mancano dell'Italia, mi mancano gli affetti, mi mancano sicuramente gli amici, perché comunque... Sta parlando di me? Uno degli amici, Lello, è uno dei pochi veramente che ci sentiamo spesso durante il giorno quando sono in America. E il resto, ci sono problematiche in Italia ormai difficili da colmare, come ci sono problemi grossi in America, nel senso che non è che in America sia tutto oro quello che luccica. È difficile vivere, è difficile vivere con... Hanno poche relazioni all'interno della loro famiglia, per cui non è che trovi amici che ti danno il cuore. Ecco perché si ammazzano tanti in America tra di loro. Sì, sì. Abbiamo passato una bellissima giornata insieme e cosa dirti? Grazie. Beh, adesso passeranno altri 12 mesi prima di rivederci, ma grazie ancora per la bellissima giornata. Ciao a tutti, a presto telespettatori di Teleciclismo. Ciao, buonanotte. Grazie mille. Me ne vado. Ci meno male che se ne va. Ora prendo la dopo 12 ore siamo riusciti a cacciarlo. Vado a casa. Grazie di tutto. Ti voglio bene. Anch'io. A te stesso o a me? A me. Ragazzi, grazie. Scusate, troppe storie. Pietro Caucchioli dall'America. Ciao a tutti. Aspettons, il corridoio.